Sono molto contenta di essere qui con voi e dar voce a questo nostro nuovo format show cabaret itinerante da piazza ma televisivo, quindi questa è la novità. Mi avvarrò, sono l'ideatrice, quindi Claudia Gentile, mi avvarrò di questi due grandi artisti comici, due pazzerelli, fasune carranno delle belle. Quello che ci teniamo molto a dire è che è uno show innovativo perché va ad unire non solo quindi quello che è il mondo animale, poter sensibilizzare, quindi favorire le adozioni, ma soprattutto sensibilizzare sugli abbandoni estivi, ma anche il fatto di poter avvicinare le persone attraverso l'ironia che ci contraddistingue, quindi la risata, alle persone che non si sono mai affacciate a questo mondo e poterle avvicinare attraverso il divertimento. Noi facciamo un cabaret dialettale, però staremo attenti ai turisti perché se useremo qualche termine dialettale un po' stretto verrà spiegato. E cercheremo di far ridere e di divertirci prima noi, perché se non ci divertiamo noi poi non vi divertirete neppure voi. E la presentazione dello spettacolo di sabato sera ha rappresentato anche l'occasione per l'amministrazione comunale di parlare del nuovo canile municipale che aprirà a breve, come spiega ai nostri microfoni il vice sindaco di Francavilla al Mare, Williams Marinelli. Stiamo andando avanti, le due strutture, diciamo, del ricovero dei cani sono completate, mancano le porte, la struttura centrale dedicata alla medicheria, segreteria, eccetera, stessa cosa, pavimenti e porte, la parte della recinzione. Io credo a questo punto che per fine mese possiamo concordare un'inaugurazione di questo nuovo canile. Ora potranno essere ospitati, se non ricordo male, 80 cani. Qual è l'investimento che l'amministrazione comunale farà? Allora, l'investimento era all'inizio, non ricordo l'importo esatto, ma siamo sull'ordine delle 300.000 euro. È stato necessario fare un completamento, abbiamo utilizzato delle risorse che avevamo già da altri mutui con una semplice devoluzione e diciamo che alla fine sarà stata un'opera di circa 400.000 euro.